Sono da poco stati annunciati i due team da collezione dedicati alle due forme di Necrozmak, Rinir del Vespro e Dali dell'Aurora. Entrambi conterranno una carta di Necrozmak con un'illustrazione alternativa, 4 pacchetti di espansione e un codice per il gioco online. Questi team saranno disponibili a partire dal giorno 23 marzo 2018. Sono da poco tornato a casa dopo l'impegno avuto a Milano con Nintendo, ma come vedete, PN News anche quest'oggi. Domani uscirà per l'appunto il vlog relativo all'evento avuto con Nintendo, ma intanto oggi vediamo cosa è successo nel mondo Pokémon e Nintendo durante la settimana appena trascorsa. Pokémon versione cristallo è arrivato sulle console della famiglia Nintendo 3DS 2 giorni fa. Siete pronti ad un vero e proprio salto nel passato? Il titolo, uscito originariamente su Game Boy Color il 14 dicembre 2000, ritorna sul mercato grazie alla Virtual Console Made in Nintendo. Pokémon versione cristallo vi offrirà una storia riveduta rispetto a quella presente in versione oro e argento, che vedrà protagonista il Pokémon leggendario Suicune. Novità assoluta di questa versione è la possibilità di incontrare il Pokémon misterioso Celebi tramite evento speciale a fine gioco, cosa in passato possibile solamente in Giappone. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è venduto anche in copia fisica, come è successo per le precedenti avventure ambientate a Johto. L'avete già fatto vostro o aspettate ancora? La grande N ha recentemente rilasciato, per il momento solo in Giappone, 2 temi per la home del Nintendo 3DS. Protagonisti questa volta sono gli antagonisti dei giochi di quinta generazione. Il primo dei 2 temi raffigura il team plasma di Pokémon bianco e nero con Gechis ed N in primo piano, mentre il secondo è invece dedicato al team plasma presente in Pokémon bianco 2 e nero 2. Ognuno dei 2 temi costa 200 yen, circa 1,48€. Molto probabilmente verranno rilasciati anche in Occidente prossimamente. Nintendo, dopo aver registrato il marchio Animal Crossing per il suo capitolo su mobile, ricataloga il nome del brand. Dopo il notevole successo di Animal Crossing Pocket Camp, la casa di Kyoto sembra aver catalogato una seconda volta lo stesso marchio. Esso, infatti, è stato applicato per specifici scopi che comprendono software per la console da casa, animali di peluche, controller per console, giochi da tavolo e carte da gioco e infine anche custodie protettive e giochi di carte collezionabili. Che sia quindi in arrivo non solo un nuovo gioco, il primo per Nintendo Switch, ma bensì del vero e proprio merchandising dedicato alla saga? Purtroppo è ancora presto per dirlo, ma noi di sicuro vi terremo aggiornati. Per correggere un bug presente nelle correnti versioni di Pokémon Ultrasol e Ultraluna, The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.2, che andrà a correggere un problema molto sentito soprattutto sul fronte del gioco competitivo. Il bug in questione riguarderebbe l'uso di mosse come Maledizione, Mille Bave, Bosco Malocchio e Inganno Forza, le quali, se usate all'interno di un torneo del Pokémon Global Link generato da un QR code, faranno bloccare il gioco all'improvviso. La data di rilascio di questo aggiornamento tuttora non è ancora stata ufficializzata. Qualche giorno fa però Niantic, dalle ore 22 del 23 gennaio, ha reso disponibili 23 nuovi Pokémon di terza generazione all'interno della notissima applicazione Pokémon Go. Tra di essi, per esempio, troviamo la catena evolutiva di Trapinch, Wishmoor, Aron, Cacnea, Numel, Baltoy e tantissimi altri mostriciattoli tascabili che aspettano solo voi per essere catturati. Cosa aspettate dunque? The Legend of Zelda Breath of the Wild, dopo aver già battuto tanti record e dopo essersi giudicato il titolo di gioco dell'anno 2017, è diventato anche il secondo capitolo più venduto della saga di The Legend of Zelda. Il gioco complessivamente venduto, tra Nintendo Switch e Nintendo Wii U, 957.752 copie. Un numero per ora lontano dal 1.025.000 di copie vendute di The Legend of Zelda Ocarina of Time, ma comunque superiore al resto dei titoli. C'è da mettere in conto che nell'analisi dei dati non sono state calcolate le copie vendute da Nintendo eShop e quelle di Nintendo Wii U per le ultime settimane. Non saremo quindi sorpresi di scoprire che The Legend of Zelda Breath of the Wild sia secondo solo per quanto riguarda le vendite di copie fisiche. Un giorno il numero di copie fisiche vendute sarà maggiore addirittura rispetto a quella di Ocarina of Time. Voi cosa ne dite?
è stato da poco confermato che a partire dal prossimo aprile inizierà la serie animata dedicata a Katrina Layton, che ripercorrerà gli eventi visti nell'ultimo capitolo dell'omonima serie sbarcato su 3DS. Inoltre, sempre stando in casa Level 5, sempre ad aprile in Giappone, debutterà anche Inazuma Eleven Ares. In Italia invece i diritti televisivi li possiede di già Rai Gulp, che trasmetterà la serie completamente in italiano nei prossimi mesi. Inoltre, come dimenticare l'uscita del primo DLC di Pokken Tournament fissata per il prossimo 31 gennaio. Oltre ad Edge Slash, Mega Rayquaza e Mimikyu, insieme al DLC verrà reso disponibile anche un aggiornamento riguardante la cattura video anche per questo gioco. Difatti ora potrete registrare pochi secondi delle vostre partite semplicemente tenendo premuto il pulsante Home, anche in Pokken Tournament Deluxe. Cosa volete di più? E dopo l'annuncio ufficiale del progetto, Legendary Pictures e Universal Pictures confermano l'inizio delle riprese del film Grand Detective Pikachu. Come già detto in un nostro articolo sul nostro sito, la produzione si sta svolgendo a Londra e l'uscita è prevista per il 10 maggio 2019. Bisognerà perciò attendere più di un anno per poter vedere l'adattamento cinematografico del videogioco per console portatile. Detective Pikachu infatti è uno spin-off sviluppato da Creators Inc., che verrà pubblicato dai Pokémon Company il prossimo 23 marzo. Durante l'avventura aiuteremo i due protagonisti, Pikachu e il suo fidato partner Tim Goodman, a risolvere misteri per tutta Rime City. Bene allenatori, piaciute le news? In questo caso vi invito a lasciare un mi piace, a condividere questo video con i vostri amici e ad iscriverti se ancora non l'hai fatto. Qui da Diego è tutto, social in descrizione, non perdetevi il vlog di domani, buona domenica allenatori!